Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati sul mio canale. Questa settimana vediamo come si posano i mattoncini in gesso che ho creato un paio di settimane fa. Se vi siete persi il video su come creare i mattoncini in gesso oppure su come creare il calco per stampare i mattoncini in gesso, vi lascio qua in alto il link in descrizione. Andatelo a vedere perché è un video veramente interessante. Allora, come vi dicevo, vediamo come si posano i mattoncini in gesso sia su una parete in muratura, che come questa che vedete alle mie spalle, la parete bianca l'ho posata su una parete in muratura, oppure come si posano su una parete in cartongesso. La parete in cartongesso è quella che avete visto, quella con i mattoncini rossi. Allora, ho deciso di procedere in questa maniera. Come prima cosa vi faccio vedere i materiali che ho utilizzato e gli attrezzi che ci vogliono. E poi partiamo chiaramente con il video. La prima cosa da fare è la pulizia del muro. La pulizia del muro serve per togliere sporcizia o grasso che si è formato col passare del tempo sul muro. Questo ci servirà per dare poi alla colla che utilizzeremo per l'incollaggio dei mattoncini un'aderenza superiore. Il muro si pulisce con la carta vetrata, scarteggiatina veloce, e poi dopo con un panno bagnato o una spugnetta si toglie i residui che ha lasciato la carta vetrata. Poi cosa facciamo? Dobbiamo creare una griglia sul muro. La griglia è lo spessore del mattoncino più la fuga. Questo calcolo viene dato dallo spessore del mattoncino, che nel mio caso è 5,5 cm, più chiaramente l'altezza del muro. Si fa una divisione ed è venuto fuori che la mia fuga doveva essere di 1 cm. Quindi ho dovuto tirare delle righe, da una riga all'altra, 6,5 cm. Questo ci servirà per montare i mattoncini in maniera facile e comoda. Allora, vi dico già da subito di non partire in quarta e montare i mattoncini dall'alto verso il basso subito. Fate come ho fatto io, come vedrete nel video, ho lasciato gli ultimi 80 cm liberi, ho montato tutti i mattoncini, poi ho rieffettuato il calcolo. Difatti stavo sbagliando, stavo andando troppo con delle fughe troppo larghe, e ho dovuto fare le ultime fughe di 8 mm. Poi possiamo procedere con l'incollaggio dei mattoncini. Io ho utilizzato questo prodotto che va benissimo per il muro e anche per il gesso, si chiama Polimeri MS, ha un elevato potere di incollaggio, ho effettuato anche un test, l'ho lasciato incollato una settimana, quando ho tentato di staccare il mattoncino si è rotto e in più è rimasto attaccato l'intonaco. Quindi quello che vi consiglio è di utilizzare questo prodotto. Una volta fatto questo, facciamo riposare una giornata che secca bene i polimeri e poi possiamo procedere con o la posa delle fughe, se dobbiamo fare un muro bianco come questo, oppure se invece abbiamo deciso di fare un muro colorato, prima dovremo colorare il muro e poi chiaramente fare le fughe. Questo perché? Perché se facciamo le fughe prima, poi coloriamo i mattoncini di rosso e coloreremo anche le fughe. Le fughe si creano con questo attrezzo che ho comprato al Brico, è un sacco a cloche, come vedete, serve apposta per creare le fughe, è velocissimo, riuscite a fare tutte queste fughe in un'oretta, quindi un muro da 3 metri per 2,20 metri in un'oretta, e l'unico problema è che non è perfetto, quindi vi lascerà degli spazi vuoti qua e là. Poi le rifiniture le facciamo, come vedrete nel video, con una cartuccia vuota. Ho tolto il tappo dietro, l'ho riempito di materiale per fare le fughe e niente, ho utilizzato questo per eventuali rifiniture. Allora, come vi dicevo, se dovete verniciare i mattoncini di bianco, prima facciamo le fughe e poi verniciamo di bianco. Se invece dobbiamo fare i mattoncini colorati, io ho utilizzato questo colore che ho comprato a Leroy Merlin, si chiama Terre Naturali, lascia un colore che è bellissimo, sembrano veramente dei mattoncini veri. Verniciamo con questo, poi vedrete come si utilizza e niente, poi si creeranno delle fughe con questo prodotto. Questo prodotto della Mapei è fatto apposta per le fughe, c'è di vari colori e anche di vari modelli. Questo modello serve per le fughe alte fino a 12 mm. Ho utilizzato uno dei colori più scuri, uno dei grigi più scuri, come vedrete poi nel finale il risultato.
utilizzare le terre. Questa è quella rossa e questa è marroncino chiaro. Allora, va diluita nell'acqua, è in polvere. Io l'ho già utilizzata, ho già dato una mano ai mattoncini. I mattoncini devono essere belli rossi, quindi un color mattone molto intenso, anche perché poi dopo andremo a invecchiarli, quindi passeremo sopra degli altri colori e il fondo preferisco che sia di un colore molto scuro. Quindi adesso daremo la seconda mano, ma se non, come si dice, non otterrò il colore desiderato, darò una terza mano. Siamo giunti al termine del video, spero che vi sia piaciuto, che vi siano piaciute anche queste due pareti che ho creato con questa tipologia di mattoncini. Ho intenzione di crearne altre due con due tipologie di mattoncini diversi. Se siete interessati a questo genere di video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Buona giornata!